Si vola a Berlino, Beppe! Ah, si vola a Berlino, Beppe! La Ubisoft ha sentito, ha ascoltato la community, quindi addio, censura! Se, sigla! Tanto quanto tutti ragazzi, qua Mr. Kim parla, bentornati in questo nuovo video, felicissimo video perché ragazzi finalmente, scherzi a parte, intro a parte, la Ubisoft ha veramente ascoltato la community e ha deciso quindi di non modificare più le grafiche, quelle nuove di cui vi ho parlato nel video precedente. Per esempio, vi ricordo, se magari avete la memoria un po' corta, niente più sangue sui muri, niente più riferimenti sessuali, niente più riferimenti ai giochi d'azzardo, niente più teschi nel gioco, tutte quelle notizie per cui la community si è praticamente imbestialita. Ma ragazzi, parlo della community mondiale, non solo italiana. Quindi la Ubisoft ci ha ascoltato e quindi ha deciso che queste modifiche non verranno più apportate in Rainbow Six Siege. E ovviamente noi non possiamo che essere contenti, perché noi che giochiamo in uno sparatutto lì vogliamo i riferimenti sessuali, il sangue, i giochi d'azzardo, i teschi, tutto. Perché ragazzi, un FPS è vietato ai minori di 18 anni, vietato a minori di 18 anni, quindi queste cose ci devono essere, ragazzi, altrimenti che facciamo a fare? Quindi, le notizie non finiscono qui perché abbiamo anche dei leak interessantissimi riguardo un nuovo operatore Elite. Non è Blitz, perché Blitz è stato già annunciato, l'abbiamo anche provato in anteprima a Milano, nell'anteprima di Operation Wind Bastion, ma si parla di Glaz Elite. E ragazzi, Glaz Elite penso sia l'operatore più figo che abbiano mai sviluppato. Guardate, grazie a questo video qui che ho preso, diamo i crediti a Rainbow Six Siege News, che è un canale giapponese, peraltro, che ha pubblicato questo video su Reddit che mostra appunto il leak di Glaz Elite. È un operatore fighissimo, ragazzi, non ho mai visto un operatore così figo. Elite, lo ripeto, perché è veramente strafigo, anche se Glaz non è un operatore, diciamo, molto utilizzato, però comunque tanta tanta roba. Fatemi sapere nei commenti se a voi piace e lasciate ovviamente un bel like. Ma quindi molti di voi magari si chiederanno: ma Wind Bastion quando esce? Esce il 4 dicembre, come tutti voi youtuber state dicendo. Probabilmente, ragazzi, subirà un leggero slittamento, spero leggero, magari di qualche giorno, al massimo una settimana. Perché? Perché ovviamente Ubisoft aveva già integrato quelle modifiche lì di cui avevamo già parlato nel video precedente, cioè le censure. Quindi, dato che adesso deve ritogliere nuovamente, e ovviamente questo è un lavoro che comporta un pochino di tempo, quindi probabilmente l'uscita di Wind Bastion subirà qualche giorno di ritardo. Ma ragazzi, non dovrebbe essere niente di troppo grave, non si parla di mesi, si parla di qualche giorno, al massimo una settimana. Purtroppo non abbiamo ancora una data ufficiale per cui possiamo appunto dirvi che quel giorno preciso uscirà Wind Bastion, però se ci seguite sui nostri social, Instagram in particolare, vi terremo sempre aggiornati riguardante le ultime notizie in tempo reale, quindi seguiteci mi raccomando sui nostri social. In più, per chiudere in bellezza il video, vi parlo di altre notizie sempre riguardanti Wind Bastion, cioè sulle patch notes che sono uscite qualche giorno fa, perché ci sono delle notizie veramente molto molto interessanti riguardante il difensore dei SAS. Sto parlando di Mute, a cui verrà tolta la pistola come arma secondaria e verrà aggiunta la SMG 11, quindi la mitraglietta che possiede già Sledge e Smoke. Quindi abbiamo un buff per il buon Mute, ne sarà contento Mute della Rainbow Six Italian Community. Ma i rework, chiamiamoli rework, agli operatori non sono finiti, perché Zofia subirà invece un nerf, verrà depotenziata, perché la sua abilità vedrà una diminuzione da 3 a 2 delle granate a concussione, delle granate quindi stordenti di Zofia. Invece Clash, la nuova operatrice uscita con Grim Sky, subirà invece un buff, quindi verrà leggermente potenziata perché la sua scarica elettrica non toglierà più 3 di danno ma ben 5, quindi diventerà un pochino più pericolosa di quanto già non lo sia. Ragazzi, con questo video un po' misto, in cui vi ho detto diverse cose, diversi leak, diverse novità, è tutto. Vi ringrazio per la visione, mi raccomando condividete i vostri amici appassionati di Rainbow Six per tenerli aggiornati, perché mi arrivano sempre domande su Instagram: ma Ryuk, questo che succede? Ryuk, questo che succede? Non vi rispondo perché dico guardate i video, faccio video apposta, quindi condividete i video ai vostri amici per tenerli informati. Mi raccomando, aspetto un bel commento, un bel like per creare una discussione, e soprattutto voglio vedere la gioia che avete anche voi che la censura non ci sarà più su Rainbow Six. Io ragazzi sono contentissimo, quindi applausi per la Ubisoft che finalmente era dato ascolto alla community. Con questo è tutto, grazie per la visione, tanto bene per tutti, al vostro Mr. Rock, e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!